Ta-da! Ragazzi, Ben & Jerry's Peanut Butter Cups. Una bella focaccia. Buongiorno a tutti. Eh sì, ragazzi, oggi come avete letto è un cheat day. In verità, un cheat day per le cose che vedrete che mangio dentro questa giornata. Però poi alla fine le mie calorie, i miei macro, io li vado a rispettare. Visto che adesso ho 2800 calorie nei giorni in cui mi alleno, quindi oggi, una volta a settimana faccio, diciamo, questo genere di giornata, ovvero metto dentro le cose che mi possono più piacere e però cerco di, non certo, raggiungo tutti i macro precisi, le proteine, i grassi, i carboidrati. Adesso iniziamo dalla colazione. Come potete vedere, un semplice yogurt. E qui, come potete vedere, no, non è un pancake, è dello schifosissimo albume. A me fa schifo, è una delle cose che fa più schifo in assoluto mangiare così senza niente. Tant'è vero che ho aggiunto giusto un cucchiaio dentro di yogurt e un minimo di proteine, un 7-8 grammi, proprio per cambiare un po' il gusto. Però non mi piace. Quindi, ovviamente, devo inserire anche, ad esempio, un alimento come l'albume. Siccome che ci saranno tante cose che non ci sono, diciamo, di regola in una dieta, no? Quindi ci sono cose un pochino al di fuori. Ovvio che per andare a colpire certi macro, specialmente le proteine, perché diciamo che una delle cose che si colpisce meno quando si mangia, diciamo, a casaccio o cose buone che piacciono sono le proteine. Ovviamente devo iniziare anche a inserire qualcosina del genere, come l'albume. Poi ho appunto le proteine, una porzione da 25 grammi, che 5-6 grammi li ho usati adesso appunto per dare un tocco di sapore. Quindi ovviamente devo andare a inserire anche cose ultra fit, come può essere questa colazione, ovvero albume e yogurt greco, anche perché adesso poi ci andiamo a allenare. Come avete visto, sono andato a prendermi un po' di scorte di Estate Zero e mentre ero alla cassa guardo i surgelati e cosa vi trovo? E ovviamente non ho potuto non prenderlo. Ragazzi, Ben & Jerry's Peanut Butter Cups. Ce n'erano due e non potevo non prenderli. Questi me li tengo per un giorno, ovviamente adesso poi mi farò la mia tabella per fare comunque rientrare in tutti i macro, ma non potevo non assaggiarli. Cioè, questa è una di quelle cose che avrei voluto assaggiare da sempre. Vedremo, 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 vedremo. Allora, post allenamento, facciamo che farci subito le proteine e poi ragazzi c'è un grandissimo, grandissimo ritorno di un cibo qua sul canale che da tantissimo che non mangio. Ta-da! Ta-da! Eccoli qua, ragazzi. I Gipfel, ovvero i cornetti svizzeri. Quanto tempo, ragazzi! Guardate che bellezza, che perfezione! Li ho cotti benissimo come piace a me, ma quanto tempo che non li mangiavo! Solita tazza ovviamente di orzo e caffè, incredibile, veramente tanto tempo. Assaggiamo. Questa tra l'altro è un'altra marca che non mi avevano mai portato, ma la ricetta è quella. Spaziali, cioè sono, boh, non lo so, mi piacciono. Scendono che è un piacere proprio, cioè non li senti. Brava. Bene, adesso mi tocca dare una pulita un po' qua dappertutto. E anche tutta quest'altra parte. Così direi che lo sgarro oggi ce lo meritiamo, dai, sgarro. Poi, per modo di dire, un semi sgarro. Allora, mi sono fatto la doccia e direi che ci siamo meritati un attimino questo pranzo, diciamo così, anche se non sto badando ovviamente alle ore, che ora è, che ora non è.
una bella focaccia alle cipolle. Questa qua, ragazzi, è veramente buona. È questa marca qua che si chiama Forno Ludovico e ha ingredienti veramente ottimi. Cioè, come se la doveste fare voi. Infatti, ha solo la farina, le cipolle, olio extravergine e un po' di sale. Però veramente ottima. Ingredienti pochi, di solito è sempre un buon modo per anche scegliere i prodotti quando gli ingredienti sono pochi. Quando c'è una sfilza che non finisce più, lasciate perdere. E poi qua 100 grammi di petto di tacchino, quello magro, 2% di grassi. Sarà meglio che mi faccia un caffè, perché mi sto veramente addormentando oggi. Sono stanchissimo. Caffè super lunghissimo, ma lo accompagniamo con un bel protein brownie di Bull Powders che assaggiamo, magari potrebbe diventare un'alternativa al protein cookie. Non l'ho mai assaggiato, dicono tutti che è buonissimo, vediamo se è vero. Hanno ragione, mamma mia, buonissimo ragazzi, cioè sembra un brownie normalissimo, ma è ultra cioccolattoso, buono buono buono, assurdo, ottimo, ottimo veramente. Sai che ho trovato il sostituto ogni tanto del protein cookie. E qua adesso invece torniamo alle cose che uso anche quando faccio le giornate, diciamo, buone, quelle fit. Quindi pancake, ovvero farina d'avena, un uovo intero, 70 g di albume e 60 g di farina di avena, sopra una banana e un po' di miele. Quindi come vedete ovviamente devo alternare anche piatti normali, cioè non è che è una giornata di sgarro completa in cui mangio solo schifezze. Stamattina avete visto che ho mangiato ultra pulito la colazione e adesso questo è un altro pasto che io faccio sempre di solito post workout normalmente, quindi andiamo a shakerare. Come vedete, in poche parole, il macro meno pulito, che comunque sto rispettando alla perfezione nella grammatura, che sono i grassi, arrivano da fonti ovviamente non pulitissime. Perché? Perché tanti me li sono giocati con tre gipfel, ovvero i tre cornetti. Di solito ovviamente, se no io avrei introdotto le noci e le mandorle, comunque un burro di frutta secca, degli olio extravergine. In questo caso l'olio extravergine era solo quello contenuto nella focaccia, noci e mandorle non me ne avete visto proprio mangiare. Stessa cosa sarà per il burro d'arachidi. E oltre a quello, l'unico, diciamo, buono e sano è l'uovo che c'è qua, quindi quel minimo di grassi delle uova lo possiamo fare entrare ovviamente nei grassi buoni. Quello ad esempio è uno dei macro meno salutare della giornata, diciamo, se così si può dire. Poi tutto è rispettato, quindi alla lunga non c'è nessuna dimostrazione scientifica che poi ci possa far vedere quanto noi, se adottiamo una dieta che comunque andiamo a beccare tutti i macro sempre precisi, ci alleniamo comunque bene, nessuno poi forse ci potrà dire quanta differenza ci sarebbe stata se noi avessimo introdotto invece tutti i grassi buoni, tutte le proteine buone, tutti i carboidrati buoni. Ovvio che qualcosa cambia sicuramente, però io non credo che ci sia una grandissima differenza. In più, se questa cosa la fate una volta a settimana, quindi non sgarrate, ma sgarrate solo che le fonti, diciamo, non sono tanto pulite, secondo me la differenza è pressoché nulla, ecco. Comunque adesso mangiamoci questo bel pancake. Tutto normale, sto andando a tagliarmi i capelli, ma mi è venuto in mente di dirvi, ovviamente tutto questo è possibile perché sono a 2800 calorie adesso, ma se fossi stato a 2000 non mi conviene andare a inserire tutti questi cibi così, diciamo, molto calorici e molto pieni di grassi e anche di carboidrati, perché ti vai a giocare talmente tanto, tanta percentuale di calorie, che poi il resto della giornata te la devi passare a mangiare, non so, proteine, tonno, albume e basta, a secco così senza niente. Quindi questo è anche possibile per questo motivo qua, se no non l'avrei mai fatto. Poi c'è da dire che lo faccio una volta a settimana, quindi io adesso da oggi poi per una settimana mangerò più fonti possibili pulite, sempre a 2800 calorie. Quindi alla fine una volta a settimana, sì, lo consideriamo uno sgarro, ma non lo so cosa ti cambia la totalità. Certo, se magari lo fai proprio tutti i giorni, magari alla lunga in effetti qualche controindicazione per un percorso che va verso la crescita muscolare magari non è ottimale, ecco, però fatto così non vi tocca, secondo me, più di tanto, ecco.
E dopo esserci tagliati i capelli, siamo pronti per uno dei miei piatti preferiti. Una volta ne mangiavo praticamente, non dico tutti i giorni, ma quasi, tortellini, panè e prosciutto. Allora, i tortellini sono 125 grammi, c'è bisogno solo di un minuto di cottura, la panna è questa, leggera, con la metà dei grassi di quella normale, e qua c'è una ventina di grammi di prosciutto, forse anche meno, 15. L'acqua bolle, direi di cuocere. Vediamo un po' come sono questi tortellini, perché è la prima volta che li compro. Di solito uso Irana, questa volta è un'altra marca. Ottimi, ottimi, anche meglio di Irana, devo dire. Comunque adesso Dragon Ball e poi ultimo pasto. Beh, ragazzi, in questa giornata non potevano mancare i miei cereali preferiti. Per fortuna sono riuscito a farmi una mini scorta, dato che mi hanno detto che per loro diciamo che è un gusto invernale, quindi per tutta l'estate sicuramente non ci saranno. Io ne ho presi un 4-5 pacchi, che ce l'ho ancora, piano piano li sto usando, non li uso tutti in una volta così non li finisco, però ragazzi sono veramente spettacolari, ma davvero. Va bene ragazzi, io non vi rubo altro tempo, non sembra, ma questi video hanno un senso, ovvero che per fare una dieta, se piuttosto che non farla, non so, inventatevi voi qualche stratagemma, metteteci qualche cosa che vi garba, qualcosa che vi appaga, però magari riuscite a fare meglio che mangiare a casaccio, sicuramente è meglio. Adesso io in questa giornata magari ho fino esagerato, ovviamente, no? Però si può prendere spunto, ma a parte che ho tante calorie, ma io vi ho fatto vedere anche dei full day quando facevo 2000-2200 calorie con sempre qualcosa di sfizioso, quindi se si vuole con un po' di inventiva si può. Certo, non tutti i pasti ti puoi inventare quello che vuoi, però un minimo almeno ti può aiutare, perché ve l'ho detto, se voi partite con solo albume, pollo, tonno e riso non ve ne uscite più, cioè purtroppo è molto facile che se è la prima volta che ci provate, o per meglio ancora o peggio ancora, avete già mollato altre volte, sarà l'ennesima volta che mollate, perché fate una cosa troppo restrittiva. Quindi ragazzi, io vi saluto, adesso con calma mi mangio i miei cereali e noi ci vediamo al prossimo video. Hola!